Sono 40 i farmacisti che venerdì scorso sono stati premiati per i loro anni di iscrizione all'ordine, 35 per i 40 anni di adesione, i restanti 5 per i 50 anni. Si tratta della tradizionale cerimonia del caduceo, bastone alato con due serpenti attorcigliati intorno ad esso e simbolo della professione del farmacista. È stato il presidente dell'Ordine di Salerno, Ferdinando Maria De Francesco, a consegnare il caduceo d'oro ai suoi colleghi. Presenti anche il consigliere per la sanità del presidente della Regione Campania, Enrico Coscioni, il vicepresidente dell'Ordine dei Medici di Salerno, Giovanni D'Angelo, e la professoressa Anna Maria D'Ursi, in rappresentanza del Dipartimento di Farmacia dell'Università di Salerno. La professione del farmacista, nonostante la crisi occupazionale che sta investendo tutti i settori, resta comunque ambita, anche se non tutto è così semplice. È una professione sicuramente ambita perché è stupendo il corso di studi dal punto di vista delle materie che si trattano. È ambita perché è bello il ruolo del farmacista nell'ambito della società. Sicuramente le crisi che si sono succedute sul piano economico delle aziende farmacia, ma anche dell'industria farmaceutica, hanno portato grandi problemi occupazionali. La maggiore disponibilità sul territorio di facoltà di farmacia ovviamente ha fatto aumentare la quantità di laureati in farmacia, quindi iniziamo a vivere, certo forse siamo meno abituati rispetto ad altre professioni sanitarie anche, ma iniziamo a vivere grandi e difficili momenti di disoccupazione per la componente giovanile. Soprattutto nell'ottica di un lavoro che possa essere vicino, in un territorio abbastanza vicino a quella propria residenza. Probabilmente se riuscissimo ad allargare gli orizzonti e capire che siamo effettivamente europei, forse potremmo in un qualche modo riuscire a combattere questo fenomeno che purtroppo è in crescita della disoccupazione. Quindi la professione ha vissuto sempre le grandi sfide, ne dovrà vivere ancora di altre, è una professione che dovrà adeguarsi alla società cambiata, alla realtà, alle esigenze di salute cambiate. La professione farmaceutica si sta avviando sempre di più verso una maggiore presenza nel seguire l'appropriatezza della terapia dei pazienti, nel poter seguire da vicino come consigliere delle scelte e come controllore di quello che il paziente deve fare nel seguire una terapia farmacologica, e non soltanto il discorso farmacologico, ma un po' tutto quello che ha a che fare con gli aspetti della vita, della buona vita, delle buone e corrette abitudini di vita. E il farmacista rimane, come dicevamo, si dice spesso, adesso ha superato anche i carabinieri, perché i carabinieri non ci sono più negli uffici postali, quindi forse siamo rimasti gli unici insieme ai parroci ad essere presenti in ogni paese, e quindi siamo il primo punto di riferimento. Quando si ha necessità, si ha un'emergenza, si va direttamente in farmacia. È il farmacista che poi opera in questi luoghi e in questi paesi piccolini, è sempre di turno, 365 giorni all'anno. Hai voglia di dire che di turno il paese, la farmacia del paese accanto, ma se il farmacista è amico di tutti.